Lasciate ogni speranza, voi che entrate. No, non siamo all'ingresso dell'inferno descritto da Dante nel canto terzo della Divina Commedia. In quel caso, la porta diabolica metteva in guardia chi stava per entrare, ammonendo che tale pena sarebbe durata in eterno e che una volta entrati non ci sarebbe più stata speranza di tornare indietro. Qui invece si entra e si esce senza alcun problema, senza controlli, senza regole. Qui, a dirla tutta, pare proprio che lo Stato non esista. Siamo a Milano, in via Bolla, quartiere Gallaratese, in uno dei tanti casermoni di edilizia popolare costruiti negli anni 70 dalla pubblica amministrazione. Dal civico 26 al civico 42, su oltre 500 alloggi, un centinaio sono occupati abusivamente da rom ed extracomunitari che si allacciano a elettricità e gas delle parti comuni, lavano i loro vestiti in lavatrici comuni piazzate sul pianerottolo e alimentate da allacci abusivi e senza alcun controllo di sicurezza. 2 anni fa si verificò un incendio nel quartiere. Ora gli inquilini, in regola, sempre meno da queste parti, continuano a chiamare polizia e A2A perché hanno paura che possa succedere di nuovo. Una situazione di incredibile degrado, di sporcizia, di abbandono sociale, di paura. Case che sono monumenti all'illegalità e ricettacoli di ombre che vivono di furti e di espedienti. Chi deve vivere ogni giorno qui e non può andare da nessun'altra parte è costretto a convivere con una situazione di terrore, di mancanza di rispetto, proprio anche della persona, al di là di tutto, della proprietà, dei diritti, eccetera. La politica non è carente da qualche anno, qui la politica manca almeno da 20 anni. Beh, direi che è oggettivo, guardando il palazzo, che perlomeno dal punto di vista delle ristrutturazioni ordinarie e straordinarie ci mancano circa 25 anni di amministrazione, ma direi di più di buon senso. A rendere tutto ancora più grottesco ci sono questi palazzi popolari, nuovi di pacca, terminati da oltre un anno, ma tuttora vuoti, in quanto mai assegnati dall'ALER. Come potete vedere, costruzioni nuove dell'ALER e costruzioni che sarebbero totalmente da radere al suolo, in quanto non ci sono più le caratteristiche di abitabilità, nonché la presenza degli abusivi, di tutto quanto quello che rende la vita di una persona che magari ha anche delle difficoltà e vorrebbe vivere sereno impossibile. Qui abbiamo visto un mare, tra l'altro, di sporcizia. Vuol dire che proprio l'ALER non ci passa neanche a fare una visita? Penso che abbiano perso anche loro la speranza di poter mettere a posto, data l'alta percentuale degli abusivi, più della maggioranza, data l'inciviltà totale di tutti quelli che usufruiscono di questo palazzo anche solamente per venire a trovare o a posteggiare i loro mezzi, in quanto c'è un grande posteggio, lasciano di tutto, cartacce, posteggi abusivi di camper. Noi abbiamo avvisato la prefettura, la questura, abbiamo fatto degli esposti in prima persona al commissariato di Bonola insieme al nostro presidente Andrea Casciano e Niccolò Mardegan. Purtroppo qualcosa si riesce a fare, per esempio per tutti i contatori abusivi, gli allacci abusivi della luce, si è intervenuta, la 2 è intervenuta la polizia, però come potete vedere oggi tutto è ritornato come prima. La chicca finale? Queste 2 porte da calcio che il Consiglio di zona fece installare nello spazio verde tra i palazzoni di via Bolla sarebbero servite a promuovere il divertimento e la socializzazione tra i bambini del quartiere, ma davano fastidio agli spacciatori di droga che invece nei giardini portano avanti i loro affari. Risultato? Porte rimosse nottetempo, danneggiate e gettate in un angolo dimenticato.